sicuramente molto meglio di come era quindi già questa è una buona notizia, soprattutto nei termini di settimana di allenamenti, perché chiaramente quando siamo in un numero diciamo sufficiente per poter allenarci con intensità, questo chiaramente ci dà dei presupposti migliori per poter affrontare la partita, qualsiasi partita. Quindi partendo da questo presupposto possiamo dire che già va molto meglio, e quindi niente, ci stiamo preparando bene e sappiamo che dobbiamo andare là per far punti, così come ho ripetuto la settimana scorsa. Tutti a disposizione? Corso? Da solito. Sta casa. Speriamo che finisce perché non ce la faccio più. Corso ci aspettiamo una bella sorpresa, quindi il mister viene proprio da una missione importante, no? Comunque noi questa volta abbiamo terminato tutti i passaggi che dovevamo fare, ora attendiamo la risposta del tesseramento, quindi speriamo insomma di poterlo far esordire sabato. Vabbè, anche perché senza De Renzi hai la necessità di un ricambio naturale, no? Al di là del ricambio naturale o naturale è una questione numerica, quindi è normale, che se ce l'abbiamo sarà tanto per noi, perché comunque non avendo Terenzi, se non abbiamo ancora lui diventiamo di nuovo, andiamo di nuovo in sofferenze, sarà la solita partita di sofferenze. Se invece lo possiamo contare su di lui siamo anche un pochino più tranquilli, ma soprattutto a livello di intensità e di ritmo che possiamo offrire poi nella partita. Sta facendo la risonanza magnetica in questo momento. Vogliamo, per scrupolo, stiamo cercando insomma di vedere fino in fondo cosa ha, perché comunque il ragazzo ancora ha forte dolore. Almeno la sinistra? Qual è? Non mi ricordo. Destra. Ha questo forte dolore, quindi da 20 giorni comunque fa trattamenti o quello che doveva fare. Adesso per comunque toglierci qualsiasi tipo di scrupolo. Sì, senza non togliere i giocatori che ci sono, sicuramente non è la stessa Rubanenza dello scorso anno, questo penso che sia innegabile, perché e poi la classifica dice questo, quindi in questo momento è una nostra diretta concorrente per il primo obiettivo della stagione, che è quello di arrivare nelle prime 8, no? Quindi è normale che rimanere, non fare punti e rimanere attardati vorrebbe dire poi andare a rincorrere, andare ad affannarsi troppo, mentre facendo dei punti sicuramente siamo lì agganciati al gruppo, no? Quindi al di là che siano parenze meno forte, però noi abbiamo 0 punti in questo momento, dobbiamo andarla per far punti. Senti, ti preoccupa la cosa di 3 partite in 6 giorni? No, non mi preoccupa, perché noi abbiamo bisogno di giocare, di trovare il ritmo, perché soprattutto in questo momento che possiamo contare su tutti, l'unica cosa che pensiamo è quella di giocare. Che poi sicuramente a livello fisico ne soffriremo un po', però non possono essere alibi questi, perché purtroppo abbiamo riposato sabato, quindi non mi interessa, non guardo gli altri, guardo noi che è la cosa importante, gli altri, vince chi vince, li dobbiamo affrontare alla stessa maniera, quindi no. Che partita pensi che affronterete sulla A2? Ti ripeto, penso a noi e penso che sono 8 giorni che ci stiamo allenando, credo al 100%, perché prima per un infortunio di qualcuno, io che stavo fuori, fisicamente stavo male, il transfer di Corso, un po' di troppe situazioni che non ci facciano stare bene con la testa, speriamo che si risolva il fatto di Corso. Manca solo Terenzi, quindi penso che siamo al 100% o quasi. E l'affronteremo nei migliori modi di quello che ci dirà il mister, però penso che vogliamo essere protagonisti anche a Lupari, perché no? Senti, dal punto di vista caratteriale quanto peserà, cioè quanto inciderà il rientro di Gerardo? Il rientro? Di Gerardo Battistone. E tanto. Tanto, perché è un giocatore, io lo vivo ogni giorno, poi è un ragazzo d'oro, ma è un giocatore molto forte che per fortuna sta con noi, e l'agonismo che ci mette lui, c'ha gol, c'ha, come si dice, compagno.
è generoso avanti alla porta, lui non è egoista, è un giocatore che non si discute, e sicuramente ci darà tanto. E vederci a Bologna, non voglio tornare indietro, però a Ferrara che guardavamo, eravamo in pochi, sicuramente andiamo in difficoltà. Adesso con Gerardo, si arriva il transfer di corso, penso che siamo un'altra squadra. Già la rosa è corta, però con due giocatori in più, perché non andare a Lupari a far risultato? Penso sia un'altra brutta pagina di questo sport, che purtroppo sembra sempre faccia tanta fatica a fare il salto di qualità. Io continuo a credere che ci sia bisogno di regole ferree, importanti, ma che soprattutto possano salvaguardare la crescita di questo sport, che in teoria già è stata grandissima, ma potrebbe essere ancora molto di più in maniera esponenziale, perché è uno sport indoor con grandissime, secondo me, prospettive. Non sono passati 8 mesi, quindi il campionato è appena iniziato, la stagione è appena iniziata, se tu hai problemi adesso significa che i problemi erano già pregressi, quindi è un ambiente talmente piccolo che tutti sanno tutto, quindi le chiacchiere c'erano prima, i giocatori già si lamentavano prima, quindi, e dall'altra parte probabilmente chi giocava lì l'anno scorso è stato lì, ha avuto già problemi, quindi se io vado a chiudere un accordo già con delle difficoltà probabilmente so a che cosa posso andare incontro. Dispiace perché a fronte di queste situazioni ci sono tante altre società che lavorano tutti i giorni, lavorano in maniera importante per crescere e per far crescere questo sport. E queste purtroppo sono cose che pongono una sottolineatura comunque negativa a quello che è tutto il movimento, perché vuoi non vuoi, quando le squadre più importanti, perché la Serie A è giustamente la massima espressione di questo sport, ti permette o comunque concede questi tipi di episodi, quindi vuoi non vuoi il movimento che non ne trae beneficio assolutamente. No, ma io vedo poche differenze dello scorso anno. Nel senso che penso che ci siano 5-6 squadre che sono un gradino sulle altre, come lo erano lo scorso anno, e poi un gruppetto di squadre di altre 4-5 che si lottano. È chiaro che l'anno scorso la linea era troppo sottile, no? Uno poteva arrivare nona e poteva giocarsi il playoff, se arrivava a decima andava a fare il playoff. Qui c'è questo cuscinetto che forse diventerà più sottile dopo il Cosenza, però vedo tante analogie nello scorso anno, quindi non, è normale, come hai detto tu, il Corigliano anche l'anno scorso era sesto in classifica, poi è arrivato penultimo, però in questo momento bisogna prendere atto della bravura del Corigliano, che riesce a stare primo in classifica, quindi vedo pochissime differenze dello scorso anno. Se colloco in Latina lì, è chiaro che poi starà a noi provare ad arrivare ai playoff. Sicuramente l'anno scorso la linea era più sottile, però forse c'era un pochino di meno concorrenza, no? Perché bene o male le 8 che arrivavano ai playoff, forse l'ottavo posto se la si giocava tra due squadre. Qui invece, se ci mettiamo le prime 5-6, poi le altre 4-5 si possono giocare due posti per i playoff o per la Final Eight. Quindi, però come idea di campionato, di forza, lo vedo molto analogo a quello dello scorso anno. Senti Lucas, come stai? Le tue condizioni quali sono adesso? 78% alla Galliani. 6-8 o 7-8? 7-8. Sì, no, mi sento molto bene. Ogni allenamento mi sento meglio. E già ho superato i dolori. E le prime partite, cioè, lo sapevamo tutti che io ero entrato in rosa per dare una mano, che poi magari non è andata bene durante le partite, però mi sento molto meglio fisicamente, con più fiducia in ogni cosa che faccio, quindi so che nell'attacco la squadra si affida tanto a me, perché il mister c'è una guida di come fa arrivare questo attacco e cercare di fare le cose bene. Prima non stavo nelle migliori condizioni, speriamo del lunedì rivederci e dite sono andate come volevo io. Sì, sicuramente a una squadra, a qualsiasi squadra, quando le manca un giocatore forte o già che le manca un giocatore
se soffre tanto in campo, se sia tecnicamente o tatticamente si soffre. Quindi al Napoli che le viene a mancare Pedro Toro, secondo me soffriranno non avercelo. Poi nelle partite magari possono pure vincere, però a una squadra quando le manca un giocatore soprattutto forte soffre. Come ti ho detto all'inizio, io guardo solo noi. Io sono consapevole che stando tutti al 100% non siamo la Latina che si vede oggi in classifica.